Ciao a tutti, in questo momento mi trovo in Germania, precisamente a Deggendorf, in un hotel. È il nostro primo day off, abbiamo appena fatto 3 date del tour dei Queenmania. Le date sono andate assolutamente bene e si presenta adesso un'altra lista infinita di concerti. Segnalare anche che al termine di questo tour ci saranno degli importanti eventi a Bologna e precisamente l'11 febbraio ci sarà la clinic di batteria del maestro dei maestri Franco Rossi, clinic organizzata da Music Academy e Accademia di Musica Moderna, che si sono fuse insieme creando la scuola più grande d'Italia. Lì, precisamente via dell'Idraulico 1, ho la mia sede dove insegno batteria. Pertanto, oltre ai corsi di batteria, si può accedere anche a musica d'insieme, altre lezioni complementari, perché insomma abbiamo una struttura veramente grossa e disponibile. 19 febbraio, sempre in via dell'Idraulico 1, ci sarà invece la clinic di Orascio El Negro, un famoso batterista, per quelli che ovviamente conoscono un po' la musica cubana, latinoamericana. Lui tra l'altro ha suonato con Santana, con Tito Puente, anche con Patti Tucci, il bassista di Cicorea. Comunque la sua discografia è veramente immensa e per chi volesse avere informazioni utili vi lascio in sovraimpressione i contatti. Un altro appuntamento che voglio segnalarvi è la mia prima clinic di batteria di presentazione del mio metodo. Si svolgerà a 100, vi lascio in sovraimpressione tutte le informazioni utili per raggiungere la location. Questo seminario sarà in particolare dedicato al raggiungimento della professione, diciamo una serie di consigli utili per capire come trasformare la passione in una professione. Spero di vedervi numerosi e comunque ce ne saranno diverse altre. Segnalo inoltre la mia consueta collaborazione con Drum Club, dove ho una rubrica di batteria e l'articolo che uscirà sul numero di febbraio è relativo a Tommy Aldridge, leggendario batterista ancora in attività che ha suonato con Gary Moore, Weisner, Ozzy Osbourne, per citarne qualcuno. C'è un altro progetto a cui tengo molto e voglio segnalarvi, è la band degli ZZ Locos. Io ho questo trio tributo agli ZZ Top assieme a Luca Tocco, un chitarrista blues veramente molto molto abile, e il mio amico bassista Mattia Bigi, tra l'altro conosciuto come bassista di Biagio Antonacci. Vi faccio vedere anche dei clip di questa band molto caratteristica. Noi effettivamente amiamo molto il sound degli ZZ Top, per cui abbiamo cercato di fare una cosa proprio a regola d'arte. Qui c'è anche il nostro sito, Facebook, insomma venite a trovarci e speriamo di venire a suonare nella vostra città. Saluto, io continuerò adesso a stare qui in Germania per un po', alla prossima, ciao!